Ciao a tutti, oggi vi mostrerò come realizzare con la carta forno i pirottini per i muffin. Adesso vediamo come realizzare. Prendiamo un foglio di carta forno che misuri 38x42. Piegate il foglio a metà, così. Quindi lo tagliamo con l'aiuto di un coltello. Prendiamo ogni singolo foglio e fate così. Lo ripieghiamo perfettamente. Aprite e ritagliamo. Così. Unite i fogli e li piegate a formare, fino a formare, scusate, un quadrato. Ritagliate. Quindi prendiamo un bicchiere, prendiamo i foglietti, li adagiate sopra il bicchiere e fate così. Come potete vedere, si è formato il pirottino. Eccoli pronti. Adesso realizzerò i miei muffin. Per prima cosa prendiamo il cioccolato al latte e lo mettiamo nel boccale. Adesso facciamo qualche colpo di turbo. Lo mettiamo da parte. Senza lavare il boccale mettiamo il cioccolato fondente. Azionate il bimby 10 secondi. Velocità. Scusate. Velocità 10. Aggiungete il burro, lo zucchero, le uova, azionate il bimby 20 secondi, velocità 5. Aggiungete il latte, la farina, l'amido di mais, il cacao, il lievito e il pizzico di sale. Azionate il bimby 20 secondi, velocità 5, spatolando. Otterrete questa consistenza, guardate. È fenomenale, super cremoso e soprattutto buonissimo perché già l'ho assaggiato. Quindi adesso lo versiamo negli appositi pirottini. Cucchiaiate. Spargete la superficie con il cioccolato grattugiato, così. Con il rimanente impasto sto facendo o una ciambella o una torta. Portate in forno caldo a 180 gradi per 15-20 minuti circa.